Buon pomeriggio a tutti dal mio inizio a parte, siamo qui a registrare questo video del quattordicesimo episodio della Sierra Simulata. Innanzitutto voglio avvisare che non siamo più a 97 iscritti, ma purtroppo a 96 iscritti, uno si è disiscritto e mi dispiace. Comunque questo non vuol dire che io mollo, ma io continuo più forte e mai, e vi voglio invitare a iscrivervi al mio canale, supportatemi con un'iscrizione, comunque è gratis, non costa nulla, vi ringrazio se lo fate. Oggi saremo al quattordicesimo episodio della sera simulata e vi do subito il via alle partite simulate. Perché qua siamo al quattordicesimo episodio della serie simulata. Andiamo subito alla prossima partita, Parma-Brescia, della Giancora. Con 0 Parma, Parma passa in vantaggio. Finisce 1-0 per il Parma. Vediamo Lecce Bologna, che Lecce è parte pericolosa. Vede Bologna al secondo tempo, 1-0 per il Bologna per ora. Però il Lecce è sempre pericoloso per pareggio Bologna, 1-1. Anche io, scusate, era doppio il Bologna 2-0. Il Verona intanto passa in vantaggio contro il Cagliari. Cagliari, finisce 2-1 per il Cagliari. Cagliari che si trova a vincere, vediamo la partita Napoli-Inter. Napoli che sta vincendo 1-0, Cagliari si trova a 37 punti, lotta per l'Europa 2-2, Napoli sta pareggiando, finisce 2-2 tra Napoli-Inter. Vediamo Sassuolo-Fiorentina 1-1, la Fiorentina potrebbe arrivare a quota 45, vediamo, però sta vincendo Sassuolo 2-1. Occhi, parete della Fiorentina 2-2, che è da 43, Spalle Genova, vediamo che fa la Spalle, se si ferma o continua la sua serie positiva. Va a perdere la Spalle 1-0 contro il Genoa, che è 4-43 a parità punti con la Spalle. Vediamo la Juventus, la che passa in vantaggio, pareggio della Juventus. La Lazio va a vincere contro la Juventus, la Juventus arriva su contro, non si può fermare, occhio. Dopo che Roma Milan, Sampdoria-Udinese, la Samp va a vincere 2-0, 2-1, finisce 2-1 per la Samp. Vediamo Roma Milan, gol della Roma 1-0. Guarda Mila 1-1, Mila va a pareggiarla. Finisce 1-1 Torino Mila, vediamo Atalanta Torino, se Torino si riprova. Torino passa in svantaggio, 2-0 per l'Atalanta. L'Atalanta che prova, arriva a 4-46. Vediamo la Juventus ancora prima. Il Milan è a 4-36. Poi da punti con la Genoa, mi sembra, con la Genoa retrocessione. Anzi no, perché la Genoa retrocessione, scusate un attimo. E 4-32, con 4 punti dalla zona di retrocessione Milan. Vediamo la prossima giornata.
Parma Juventus. La Juventus che viene dalla sconfitta per Parma, il 2-0 Parma, attenzione, la Juventus viene da una sconfitta e sta perdendo un'altra partita, è finita 2-0 per il Parma, un'altra sconfitta per la Juve. Vediamo Torino Bologna, Torino sta vincendo, la pareggio Bologna 1-1. E qui sono 1 tra Torino Bologna, arriva 4:49 in Torino. Abbiamo Brescia Cagliari 1-0 Brescia. Sassuolo, vediamo l'Inter che cosa fa. Gol dell'Inter, va a vincere l'Inter, l'Inter va a vincere. Vediamo Napoli spalle, Napoli passa in vantaggio, pareggia la spalla può riaprire un po' di speranza scudetto. Però la vince il Napoli 3-1. Udinese Roma 1-0. Roma raddoppia 2-1. 2-1 Roma, va a vincere la Roma 3-1. Fiorentina Lecce dopo che Milan Atalanta. Fiorentina Lecce. Guarda la Fiorentina 1-0 dai Milan 1-1 contro l'Atalanta dai Milan. Milan 2 gol del Milan 3-1, il Milan va verso la vittoria 3-1, che finisce 3-1 Milan, Sampdoria Verona, vediamo questa finale dell'episodio. Sampdoria Verona 1-1, vediamo come finisce. Sta Sampdoria Verona, Genoa Lazio, vediamo come finirà. Gol della Lazio. Gol, no, nessuno. Vediamo, finisce un gol per la Lazio. L'episodio per oggi è finito. Intanto prima di chiudere, vediamo la classifica per bene con la Juventus che rimane prima nonostante due sconfitte. Il Torino soltanto un pareggio, una sconfitta. La Fiorentina è lì. La spalla rimane, va a 43, mi sembra, rimane a 43 perché ha perso due partite, mi sembra lo spalla. Il Brescia è là in alto pure 43 punti, l'Inter è a 39, il Milan pure 39, il Milan che è a 39 vuol dire che è a 7 punti dall'Atalanta, 4 punti della zona Europa, 46 dell'Atalanta, quindi 4 punti della zona Champions League, se non sbaglio 4 punti, sì, 4 punti dalla zona Europa League, che ci sono molte squadre a 43 punti, quindi il Milan se sta giocando fino all'ultimo un posto in Europa, anche più Europa League, visto che arriva a quota 39 e Milan dista 7 punti dalla zona salvezza, quindi Milan sta cominciando a fare i punti che
che la fanno salvare. Super giù potrebbero mancare una decina di punti o addirittura 7 punti per la salvezza, perché fai conto, siamo al 29, siamo 38 giornate, ci sono 9 giornate che finisce il campionato. Quindi sta provando a stare per la salvezza. Napoli purtroppo fa fatica, non so se riuscirà a salvarsi, ha vinto anche, se non sbaglio, uno sicuro, l'ha vinta Milano, l'altro che l'ha perso, o no. Comunque il video finisce qua, vi invito a mettere un like a questo video, condividete, commentate, iscrivetevi soprattutto al mio canale YouTube, supportatemi con l'iscrizione per farmi arrivare al mio traguardo dei 100 iscritti, che è vicino, 4 follower, e soprattutto vi invito a iscrivervi sulle mie pagine social, Facebook, Instagram, Instapazzo, e se volete su TikTok, mi viene Instapazzo Official, e nel bene e nel male. Forza Italia in questo momento, il 4 maggio si avvicina e ancora io resto a casa in questo periodo. Vediamo dopo cosa succede dopo il 4 maggio, ma non cambierà penso molto. Ci vedremo in un prossimo video della sera simulata. Fatemi vedere, siamo oggi venerdì 24, dovrebbe uscire domenica 26 aprile. Ciao a tutti e al prossimo video.